Andale, andale, guapiti. Formula 1, vai. Oggi Formula 1. Che sprint! Che sprint! Allora, vi consiglio di stare molto attenti. La gara di oggi è stradifficile e di molta pericolosità. E perché sei da primo, ma come ovviamente, possibile? Ovviamente, godurioso. Ho sbagliato la strada! Sono già caduto! Anch'io. Dai, ma sono finte, tipo! Allora, è molto difficile perché ti vizia il cervello. Cioè, tu vedi le strade che vanno a destra e a sinistra e magari ci vuoi andare, però ma non devi. È un troll. È un troll. Ma è impossibile, allora. E come devi fare? Devi cadere dritto. Basta che vai dritto, infatti. Il problema è che sguilli. Sguilli? Ecco. Si sguilla? No, no. Sto sguillato. Allora, io so cosa bisogna fare. Da qua che dice il segreto. Ragazzi, qui ve lo dico, voi avete... Sarà per voi molto difficile. Vi do un consiglio: andate piano, state centrali, dovete andare pianissimo. Perché sennò no, voi qui... no, ti prego. Ce la possiamo fare, andiamo tutti frenati, evviva! Sì, perché non sta funzionando. Allora, non dovete ribaltarvi, ok? Sveglia, concentrazione. È difficile perché non si riesce ad equilibrare, perché va a destra e a sinistra quando cade. Ecco, e tu devi frenare piano. Bravo, piadina, da bravo. Piano abbiamo frenato. Ho frenato. Io sono tutto ribaltato. No, ribaltarsi mai, sbagliato ribaltarsi. Chi c'è qua avanti? Fa vedere nessuno. Ce la posso fare. Piano, mamma mia, sto capendo. Oggi sto capendo benissimo. Brava. Con calma si va avanti. Bravo, godurioso e felice di questa tua comprensione. Dai, sarò io oggi il perma ultimo, non è giusto. Ok, godurioso ha già preso la prossima macchina. Godurioso è già la mamma seconda mia, vettura, ce l'ho fatta. Brava, Anna. Ma sei il maestro del secolo. Lo so, sono bravissimo a insegnare le cose, infatti. Fai oggi lezioni anche a me. Certo. Allora, vi insegno, per esempio, e questo lo insegno in particolare a chi ci sta seguendo da casa, vi voglio bene, di venire la sera in live, perché questo è un insegnamento da utile. Rispettare, assolutamente. Secondo me sì. Live alle 19 sul sito Viola, mi raccomando, importantissimo, venite, trovate il link in descrizione e nel primo commento, non mancate. Dagli un motivo per venire. È perché sono esploso adesso, se no piango. E poi perché ci siamo tutti noi. Ho primo e adesso siamo tutti. La partenza, grande e poi vittoria. In live abbiamo sempre un atteggiamento, diciamo così, un po' più sportivo. Sportivo, volgare a volte, no, un po' vagamente, vagamente, poco però, il poco che basta, un il pelo, giusto. Un giustino. Il giustino, sì, il giustino volgarino. Sto per essere curiosi. Sto ruzzolando come un cretino. Aspettate un attimo che qua questa seconda vettura è un po'... Non mi piace. Non si riesce a frenare sta cosa. Allora ragazzi, bisogna andare piano. Ok? Bisogna seconda frenare. Partenza. Con calma. Sì. Ma così non arrivo da nessuna parte. Piano bisogna andare piano. Chi va piano va sano e vanno da lontano tutti. Vai piano. No, ma di sotto chi va piano. Che l'hai fatta? Scusa Alex, non pensavo che fossi tu, non l'avrei mai fatto sapendo che eri tu. Forse l'avrei fatto. Immagino vero che non stai arrivando da me? Sì, sto arrivando da te, ma ti eviterò. Davvero? Sei così gentile? Sì, vedi? Godurioso, ti vedo un po' ribaltato. Ma che spavento. Sto cercando di frenare, ma non... È difficile frenare con questa macchina. Stavolta non frena proprio. Non frena proprio, mamma mia. Non è andata bene stavolta. E pensate che io questa macchina ce l'ho anche customizzata, quindi dovrebbe andare super bene, invece non va. O poi illegale questo. Non l'ho scelto io, giù di sotto, niente. Anna, però... vogliamo fare una frase che abbia senso o vogliamo allora, solo fare versi? Allora, io te lo dico, godurioso, sì. Il tuo suggerimento è durato Anna, una sola macchina. Fa una cagata, poi io glielo faccio notare e lei parte in quarta con una cosa che non c'entra niente. Anna, non è che io me lo dimentico che stavi borbottando versi per 5 minuti, dopo essere stata zitta altri 5. Ho seguito il tuo suggerimento e sono caduta di sotto. Ma non è questo il punto del discorso, mannaggia te. Comunque io ho vinto, siete scarsi. Come hai vinto? Hai vinto con quella? Sì, ho vinto con questa. Ma come? Io sono ancora ultimo. Allora, Cittone non sta carburando. Svelaci il segreto, che hai fatto? Devi ruzzolare, però parti precisa al centro. Quindi ti è andata a fortuna. Mi è andata a fortuna, sì. Vedi, stavi quindi per essere pure volgare. Cioè, non parli mai. No, stavo dicendo a fortuna, ma ti pare che sono volgare? Che mi chiamo Lion? No, non ti chiami, che ma sono se... Io? Io sono godurioso, infatti scrivetemi ergo durioso nei commenti. Godurioso! No, così vince, dai, è illegale. Che questo mi dà energia. Che macchina brutta che è questa, mamma mia, guarda che schifo. Che macchina è? Non lo so, sembra una scarpa, una ciabatta, molto brutta questa ciabatta. Aspetta che bisogna essere per chi è riuscito. Oh, una ciabatta volante, la ciabatta che rotea. Ho visto un aereo, chi è che... Ce l'hai fatta solo io, il cittadino. Ma che è? Piadina, no? Ti sta raggiungendo, c'è competizione. Che ancora non ha finito neanche la prima macchina. Va bene, Cittone. Pensi di potercela fare, secondo me. Sì, guarda, sono di te, girati un po', guarda che c'è. Dante, ti prendi in pieno, wow. No, se mi tocchi... Non vi spingete. Caccio dalle allora, gare per sempre. Allora, fate i vostri giochetti, ma lontani da me, che io sto scendendo questo piano. No, Pieri, è difficile, è difficile. No!
Cosa c'è? Qualcuno mi ha travolto totalmente. Chi è stato? Mi sa che sono stato io, mi dispiace. Che schifo. Con quell'urlo sono letteralmente caduto all'ultimo. Sei un inutile travaso di letame, stre. No, però è ancora viva. Sei un rutto fatto a stomaco pieno. Dici che bene, ti risale anche un pochino di... Ma la sua macchina è diversa dalla mia, perché? Perché è stupido, ecco perché. Perché fa schifo. Ma pure, no. Perché è una scorreggia che sgomma le mutande. Ok, basta, ce l'ho fatta, non sono morta. Perché sono secondo? Tu hai cascato nel tuo stesso identico punto. Ok, sono contento. No, quel punto ti sabota. Ma poi avete ancora la ciabatta. Sì, molto difficile la ciabatta. Vabbè. Che è successo? Stre. Cioè, oggi proprio niente, Stre. Non sono più quinto. Quando però fai una domanda e qualcuno ti risponde, devo rispondere io, scusami. Vogliamo tatuarcelo in fronte questo fatto? Guarda, sì. Appena finita la gara, guarda, prendo già l'appuntamento. Ma riusciamo a farla una frase intera senza incespicarci ti come dei deficienti? Tanto. Oh! Ho sbagliato, adesso sto cadendo. Ma chi se ne frega? Dovresti concentrarti di più sulla gara, ma... perché Cittone te sta colpiando. Ascolta, sono riuscito a finire anche con la ciabatta. Dai, no, illegale, insegnami. No, Bravo! Bravo! No, sabotaggio di brutto. Sabotaggio eccessivo. C'ero questo qua. Quasi arrivato. Impara dal migliore, bravo. No, per favore, ma mi ti sei schiantato addosso, perché sono esplosa pure io. Ti morto. Non sei morto, adesso torniamo. Adesso ritorniamo. Dai, non puoi farlo, sono ultimo. Alex Nauta farlo. Dai, accanirsi su di lui è come sparare sulla Croce Rossa. Dai, abbambazza. Sei morto adesso? No, non sono morto. Oh, è difficile a morire proprio come gli scarafaggi. Dai, ti prego, sono le ultime tre, ti prego. Va bene, non ti faccio più male. Però se vedo ora streccato a te streccosa, no, non sto ti... scendendo, sto scendendo, ce l'ho fatta. Dai, guarda, l'unico motivo per cui non ti rompo è che quell'imbecille di Biadina mi sa che ci è riuscito. No, non sono io, è Alex. Guarda, sono seconda io, non so chi è primo, ma io sono seconda. Sono contento comunque. Dai Alex, fai veramente cagare in questa gara, com'è possibile? Eh? Mi è sorpassato. Impossibile. Che schifo. È impossibile. Macchina successiva, questa qui anche io ce l'ho personalizzata, ma che non è colpa è? Mia. È la Banshee, una delle mie preferite, la Viper. È bellissima questa allora, macchina. Allora, io non riesco a capire perché. Sì. Tu c'hai tutte le macchine, tutte super belle, bla bla bla. Perché io mi piacevano. Ma non c'ho niente. Le nostre fanno schifo. Ah, chi è stato? Chi è stato? Esci. Ma quello che hai risparmiato prima. No, mi prego, adesso sono arrivato in gara io. In gara, sei ultimo. Cioè, guarda, infatti è comunque no, gara per rimani, perché? Wow. Perché? Sabotamento da tutto. Perfetto, perché devi soffrire, Alex. Devi soffrire stando ultimo tutto il tempo, guarda. E io sto vincendo di nuovo. Ma sono io. Dai, chi è il secondo, scusate? Sempre quella scema. Ma ti volevo sabotare. Ah no, la scema che fine ha fatto che non sta più parlando da 10 minuti. Sono terza, però non posso andare avanti perché c'è un imbecille che sta rotolando sulla pista con l'aereo. E chi è? Quello? Chi è sto scemo? Che poteva essere? Adesso, non so, sto arrivando. Guarda, vi esplodo a tutti, guarda, un'altra volta, fate così. Ma chi è sto criminale che non sa guidare l'aereo? Chi è? Sono io, ma è impossibile, come si guida? È più facile guidare il trattore, penso. Ma almeno respawna, porca miseria, non bloccare la pista. Aiuto, piedina. E come ti aiuto? Sono ribaltato. No, vabbè, se scendo posso. Aiutalo su. E niente. Dai, devo rifare. Sono ribaltato tutto. Giusto. Recupera terreno. Approfittiamone, recuperiamo come non ci fosse un domani. Si è ribaltato lo scarafaggio. No, non recupererete nulla. Godurioso sta riarrivando proprio come una faina in calore. Eccolo. Ma facciamo la seconda partenza, per favore. No. Penultimo. Sono molto triste, dai, uffa. Stai zitto, che ti sei ricordato che dovevi rispondere tu dopo 10 minuti di silenzio. Mi dispiace, fai veramente cagare. Guarda, per me tu sei un rutto umido. Ormai ti ho definito. Che schifo! Streccato il rutto umido. Dai, per favore, sono molto triste. Stai zitto, rutto umido, per favore. Ho scorreggia sgommata. Se puoi scegliere tu quale puoi essere. Aiuto, dai. No, non mi toccare. No, non mi toccare. No, non ti tocco, ho detto. Allora, questa macchina già è difficilissima. Questa è degli anni 50. È la macchina del nonno di tuo nonno. Aspetta, no, è difficilissima questa, Ma sono seconda, sto arrivando con la macchina di tuo nonno. Preparati. Ok,
sei prima, perché io ho dovuto terreno, ho dovuto rifare. No, Anna è prima, sta tirando drittissimo. No, non è vero, sono sempre primo, perché no, Anna no, dice perché le bugie. Io adesso sto con l'aereo, ma sto arrivando a prendere la macchina. Fai veramente schifo, Anna. Ti sta recuperando. Ma guarda, fai, che fai sono schifo. Seconda, eh. Sei la prima degli ultimi, sì. Abbassa la testa in segno di rispetto, baby. Chi era in mezzo? Mi è venuto addosso. Ero io. E tu perché eri in mezzo alla strada? Perché io vado con calma e con lentezza, va piano, va stare va lontano. Ma bisogna ruzzolare, no. L'aveva anche detto. Allora, bisogna andare. Non funziona tanto. Come uno si sente. Anna? Dimmi. Dove stai? Proprio dietro il tuo sederino. Tanto non ci riesci, perché con questo è difficilissimo, te lo dico vuoi io. Vuoi vedere? Mi sfidi? Mi stai sfidando? Ti sto sfidando, sì, sei scarsa, cioè. Ah, vuoi vedere? Guarda che il vero scarso sei tu. Uno gara, vediamo chi vince. Ascolta, rutto umido. È già no, dai, dai, basta con sta cosa. Fa ridere, però. Mi fa schifo a pensare. Quello sei, non è che è però suona degli bene, altri, suona bene. Ma come suona bene? Un rutto umido non suona mai bene. Intanto rutto umido è terzo. Senti, c'è anche una onomatopea tra un rutto umido e strecato, strecato, capito? È simile. Stesso verso, proprio quasi uguale. Anna è prima. E io sono terzo per un attimo. Anna. Sono io primo. Adesso sono io terza. Rutto umido è caduto. Vorrei vedere, no, cioè, dai, ci mancava pure. No, sei medesimato. No, raga, ma con questa è impossibile. Com'è? È impossibile. Oh, io mi ci rinuncio. Se acceleri un po' è impossibile. Devi andare piano. Devi andare pianissimo, allora, è l'unico a due modo. Allora. E io sto ruzzolando, non so se va bene. No, se ruzzoli c'è una possibilità, no, su 25. Non ce la faccio, rutto umido, mannaggia, porti anche sfiga. Sono quarto ora. Com'è possibile? Sono penultimo, sono terzo. Ma vi auguro di schiantarvi istantaneamente. No, no, perché? Uno si è schiantato. Io sono quarto. Io sono quinto. Ma chi è davanti a me? Sto ruzzolando. Ma chi è davanti a me, scusate? Sono terzo, chi era? Io ero terzo e poi sono morto. Dai, ero prima, ma avete fatto cadere con i vostri ruzzolamenti da stupidi. Ma guarda che infami che siete, schifosi. Che stavate zitti come i ladri nella notte. Esatto, che volevano superarvi. L'ho butto giù a sto ladro nella notte. No, tu sei la ladra nella notte. E fai pure schifo. Stai zitta, sai. Ma io? Sì, tu. Perché? Perché zitta mi avevi superato e io ho chiesto chi c'è davanti. Ma e tu zitta. Ma sei di nuovo primo ora. Ma no, tu hai detto chi c'è davanti a me. Tu eri quarto, io ero no, prima, non ero davanti a te. Eri davanti a me anche lo. Ah, perché il primo è dietro al secondo, vero Anna? No, perché il primo è davanti a tutti e non se ne frega nessuno. Ah, ascolta, vai dietro, a cagare, sei illegale, ok? Mi fai schifo. Illegalissimo. No, no, io ci cado di no, è impossibile. Questa cosa è impossibile. Con calma, piano piano. Ma piano piano cosa? Non cosa? Non frena. Allora levatevi da davanti perché mi mettete ansia. Oh, fastidiosi. Mi devo fermare, ti devo aspettare. Ma chi è quell'unico che ha un'altra macchina qui? Io, ovviamente, l'ultimo. Chi è secondo te? Ma che macchina è quella? Scusa. Ma io non l'ho avuta quella. Ma neanche io l'ho mai avuta. Beh, questa qua, ma io l'avevo scelta come prima un'altra macchina gara. Chi è primo? Io. Di nuovo. Con l'aereo volo sulla tua testa. Anna? Cosa? Ti faccio la cresta. Wow! Ascolta, ma tu parli solo. Sai parlare solo quando sei prima, e il resto del tempo stai zitta come una deficiente. Scusa. No, vuoi che mi fermo? Io no, vuoi io voglio che tu ti schianti. Pietà per te e mi fermo? Assolutamente no, tanto ti schianti istantaneamente. Guarda, sono con questo trattorello e ti aspetto. No, vai, non mi aspetti! Oh! Anna! Lo sto dicendo apposta perché so che ti dà fastidio stare dietro deficiente. Di me. Deficiente! Perché adesso sarò io la nuova goduriosa. Tu ho rubato il podo. No, il regalo. Tanto, goduriosa. Tanto, ti sei già schiantata? Sì. Bene. Proprio adesso. Mi auguro che triste. Tu ti schianti altre 50 volte una dietro l'altra. Scusami. Tanto cosa è quello stai che succederà. Dicendo, non c'è forse? Neanche bisogno di augurarselo perché sei talmente scarsa che tutto quello che hai ottenuto finora è pura fortuna. Adesso mi metto l'asciugamano. Ma guarda, ma tu occhio. Ce l'hai fatta? Sì, finalmente. Occhio, perché quell'asciugamano diventa di tossico se te lo metti in testa tu, E niente. L'asciugamano tossico verde. Scusami, sì, è così. Ti ho attaccato sul personale io. Stai zitta. Per caso ti ho detto qualcosa Wanna di orribile goduriosa che non sei. Pieno di peli. L'ho non detto. Ce l'ho più perché ho strappato pelo WGF, quindi non è no, più. No, poverino, no, ma ritornerà. Anna, quando è che ti schianti? Sto aspettando, ti sto guardando.
Ti sei schiantata? Sono contento. Sono contento. Ne sono gaudendo. Sto gaudendo. Mi leggo fatissimo. Adesso no, aspetta che un attimo sto ruzzolando io. Wow, ci torno tra un secondo sul pezzo, arrivo. Tanto tu sarai dietro di me. Sono il terzo Cittone. E sto ribaltato adesso. Ma perché? Non lo so, credo di avere dei poteri di portare sfiga, guarda. Penso che userò. Il mio nome, mi sono ribaltato fuori mappa. Ma sta andando benissimo da qui. Anna, aspetta che ti guardo che ti ribalti subito. Allora, te ne vuoi andare da qualche parte e tirarti per il VGF? Ti ho vista, vai che ti ribalti. No, vado piano invece, vedi? Vado vai piano! Qualcuno che la ribalta apposta. Ho detto piano! Ribaltate Anna. Ribaltate. Ok, bravo. Oh, che stupido. Che stupido. Grazie Alex. Però ce l'ha fatta. Ma se è morto lui e l'ho ucciso io. Tanto sei morto anche tu. E Godurioso, esatto, è tornato prima. E Godurioso è primo. Alex, vedi, un giorno io morirò e tu sarai nel mio testamento. Davadaggio! Ci voglio essere anch'io, dai. No, non hai mai fatto niente di dai, buono per favore, per me. Ti prego. No. Invece no, Alex, sì. Invece... Tu sei il ruto umido. Il ruto umido non può starti. Ti lascerò adesso, un ruto umido in un barattolo a te, che guarda. Che schifo! Cosa volete? È una cosa fisiologica fare un ruttino, eh? È una cosa disgustosa! Ma è normale, no? In un barattolo è fisiologico? Vabbè, in un barattolo per conservarlo. No, c'è la macchina maledetta! Hai già preso l'aereo? No, per favore, no, ti prego. Dai, non l'ho ammazzato, Bastiano! Ma allora mi ribalto, dimmi per traverso. È indescrivibile lui! Ah, sì, guarda come va. Chi è quell'altro? Aspetta. Lasciami in pace. Maledetto, non l'ho acchiappata. Ma chi era quello rosso? Una vecchia macchina. Era il ruto umido quello lì, mi sa. Sì, mi sa che era proprio. Comunque, io. Da rana che muore di fame a ruto umido, non so se sei salito o sei sceso sulla gerarchia della vita. Secondo me è sceso un po'. Anche secondo me è meglio. Meglio bella, perché giustamente la rana che muore di fame muore, invece il ruto umido rimane. Quindi è vivo nell'aria per sempre. E viene conservato. E viene conservato in un barattolo. Ma che schifo, perché? Ha senso, sta cosa. A me piace, okay. Comunque, macchina successiva è la macchina di Batman, che anche questa ho modificata, bella quella, perché è bellissima. Da quella bola. Oh, chi è stato? Chi... Adesso che tu mi spieghi. Mi sei venuto addosso. Tu hai girato. Sei stato appena tolto dal mio testamento. E niente. Oh, la faccia tua. Anzi, ci sei, ma ti verrà lasciato un calcio nel cul. Ok? Non puoi farlo, scusa, chi me lo dà? Il notaio, quando eseguirà il testamento, ti dovrà dare un calcio con nel culo. Con amore, mi raccomando. Mi piace questa cosa? Sì. No, senza amore. Sarò presente proprio per verificare che questa cosa accada. Venga. Accada, e se muori prima di me, Anna, potrebbe succedere. Non succederà. Ah. Anna, ma porca miseria, ma che è? Allora, se muoio in circostanze sospette, tenete presente che Anna era molto sicura che sarei morto prima di lei. Sta organizzando un piano maledetto. Secondo me sta organizzandosi per ammazzarmi. Attenzione, attenzione. Adesso dirò una cosa sdolcinata a schifo. Perché? Che succederà, sappi che io sarò subito dopo di te. Come gli uccelli, quelli lì, gli inseparabili, sapete, no? Che esatto, come quelli lì. Che non so se era addoscinata o macabra, più che altro, però. Vabbè, chiudiamo il capitolo. Chiudiamo il capitolo. Bravo, perché adesso sta arrivando di nuovo. No, raga, Batmobile, arrivo. La Batmobile è molto difficile, eh? No, ho sbagliato strada. La macchina di prima, invece, no, era facilissima, Era difficile. Chi è stato? Vai via. Figlio! No. Bumbulun. Allora, vai via subito. No, Bumbulun. Allora, basta. Ma quella lì non ha il turbo. Anna Suka. Come? Cosa c'è il turbo? No! Tanto cadi anche tu. No. Bene. Cos'è Karma. Suka. Chi c'è davanti a me adesso? Scusate. Chi è c'è da... Non lo so, non vi vedo. Io sono quarto. Wow, ottimo. Il secondo al Batman supremo. Arriva Robin. Wow. Oh, piano con questa, Pianissimo. No. Se scopro come funziona il turbo Razzi, si avvolge sulle stelle. Chi è stato? Io. Sto perdendo tutte le speranze. Ho capito come io. Fare. Ti do un suggerimento. Sulla cima tu parti direttamente col turbo. Ti schippi metà della rampa. Sì, no, ma adesso vai a finire di sotto perché sei deficiente. Respawna. Frenata d'emergenza. Ho detto respawna. Ma sono fermo adesso. No, dai, per favore. Senti, non ti devo vedere io, Non mi vedrai mai nella vita. Che mi distrai. Diventate invisibile. Schifoso. No, fai come se non ci fossi. Guarda, veramente. Tua mamma si è soffiata il naso e sei nato tu. Dai, che schifo. Ma perché uno è un ruto umido?
mi do un'altra una soffiata di naso, per favore. Alex, Alex è direttamente una cagata comunque, di qualche genere di vacca. Aspetta un attimo, No, l'aio sta sabotando. No, perché mi ha fatto arrabbiare, mi voleva venire addosso sto infame. No, non volevo, è successo per errore, non è che è successo. Ah, allora per errore mi sono schiantato addosso a te, guarda. Mi dispiace. No, no, quello non era per errore, hai proprio calcolato i millimetri della rota di aerea. Di brutto. Non ti fa onore, ma voglia. Intento. È stato bellissimo. Io sto piangendo, ma qualcuno mi può consolare? Impossibile. No. Sei una cacca di vacca, chi è che vorrebbe consolarti a te, scusa. Ma macchina successiva è il camion, quello lì, rampa. L'ultima? Mi sa di no. No, dai, raga, quante ce ne sono? È infinita. Sono infinite. Allora, prova a vincere col camion rampa. Se vinco con questa, sei primo, sei comunque, che niente, sono caduto. Ok. Devo essere io la goduriosa. Hai capito? Hai finito con la Batmobile, Anna? No. E allora cosa vuoi essere? La Batmobile è impossibile. È tutta colpa tua, io c'ero quasi riuscita. Quasi, è il quasi che ti frega a te. Comunque ho scoperto cosa bisogna fare con questo, Ma quello, ma che camion è? Ma che camion è quello? Non è un camion. È il camion rampa, è molto bello. Stai volando. Aspetta. Ci siamo come rampa? Ho vinto, no, mi usi come niente. Non ti uso a te come rampa, ti uso. Ho vinto già. Godurioso! No, dai. State succando, Ci penderò quasi. State succando. Io non ce la faccio più. Sto ancora questa macchinetta io. Mi sta venendo da piangere. Purtroppo ci siamo arenati un pochino con una macchina che è stata quella del nonno di tuo nonno. Quella lì era molto difficile da vincere. La saponetta. La saponetta pure. Anche all'inizio un pochetto abbiamo perso tempo. La ciabatta pure. La ciabatta. Allora, la prossima è abbastanza facile. È un SUV normale, quindi questa si può fare tranquilla. Però non so quante altre ne mancano. Cioè non sta finendo più. Secondo me tantissime. Almeno altre due o tre sicuro. Alex, ma sono tanti. Io propongo che tu ti schianti sopra Anna, così si arrenda. Ma chi si schianta sopra Anna? Porca miseria, che io sono terza. Allora schiantati sul secondo. Sono cittone secondo con la Batmobile. Schiantati sul cittone, Alex. Non posso schiantarmi su nessuno. Non ce l'ho l'aereo. Mi schianta. Alex, schiantati. Dai, devi provare. Non ti schiantare. Alex, schiantati di brutto. Vieni qua, pianina, che ti devo schiantare. No, per favore. Schiantati di brutto, Eccolo, mi sta venendo da piedi. Bravo. Sabotaggio. Scusa, mi sono schiantato anch'io, Alex. Vabbè, succede, guarda. Ok, allora io in teoria questa la posso fare. Però, secondo me non è l'ultima, quindi. Secondo me no. Anna vola perché è stupida. Ogni volta. Guarda che è una tattica buona. Sì. Vogliamo tutti. Arrivo quasi fino alla fine. È la decima volta che lo fai e vai a finire di sotto. Cosa ti fa per... Chi è? Alex. Alex. L'ha fatto. Alex. Alex. Il testamento. Alex. Ma un cazzo. Gli hai dato te l'autorizzazione due a sabotare. Ma non a me. No, non a me. Alex, Wow. Cosa succederà questa sera in live? Dimmelo un po'. Non so come dirlo. Io, guarda, ci vedo bene un pistone, una Android e te. Sto cancellando quella pagina. Lo pensavo anch'io quello. Sì, secondo me è quello che succederà, infatti. Oh, attenzione. Ultimo veicolo, mi sa che ce la faccio. Sei davvero? Mi sa che sì. Allora, il traguardo? Devo salire su con l'aereo e poi sono al traguardo. Dai, almeno te puoi vincerla, puoi finirla. Posso farcela. Per noi. Godurioso può farcela. Tranquillo. Io non ce la faccio più, guarda. Godurioso più. Senza meno, eccolo qui. Boom. Ultima macchina, anche facile. Dovrei essere in grado. Assapora la vittoria. Però c'è Anna che sta dormendo. Anna, stai succando. Fermati e parla per lo bene. Lo so che anche sto succando. Infatti io sono concentrata a mandare le mie energie a te. Così finisci. Allora concentrati nel parlare. Ok, mi concentro intronata. Anch'io perché sto succando di brutto. Dai, sei tutti noi. Ma va a cagare il ruto umido. Ti do una spinta in più. Sì. Sono caduto di nuovo. Basta, sto fermo. Il soffio di naso ti fa per dai, te. Il soffio di naso dai, te che puoi ce fare. La fai. Finisci sta gara per tutti noi. Anche la cacca della vacca. Sì, vai. Cosa? Aspetta. Cos'è che ha detto? Cos'è? La cacca della vacca. No, no, io ho dai. Sentito solo la cacca della vacca. Dai, ho succato per colpa di Alex. Eh sì, dai, parli. Cacchina, che fai? Dai, qua c'è il parcheggio del mare qua, dai, c'è... dai, il soffio del naso ti fa per te, corri. Sto andando, chi è in aereo? Io. Cosa ti ho detto? Mi sono fermata infatti, però ruzzolando è arrivato da solo. Anna? Ti giuro. Anna? Te davvero? Cosa ti ho detto? Di fermarmi. E di? Parlare. Ok, ti sembra che stai facendo un buon lavoro nel parlare?
Guarda, penso di sì. Non hai detto bene neanche la parola parlare. Dai, ti devi concentrare. Perché ero indecisa. Fermati. Sono immobili, ferma. Siamo tutti immobili. Deficiente. Perché ero indecisa tra dire parlare e parcheggiare. Quindi, capito, ho avuto un problema. Cretina. Dai. Ma dai, poi facciamo il tipo per te. Non sto sentendo Anna parlare, sai. Dimmi tutto, cosa devo fare per te? Non stai arrivando ancora al traguardo, perché? Perché non parli. Ah, non ho capito, tu non arriverai al traguardo. Svegliati finché non parlo. Svegliati però, sveglia, Salvaci parla. Salvaci da questo disastro e finisci sta gara. Ci sto provando, parla. Dai, la vuoi fare? Allora, ecco, tu stai nascondendo il fatto che sei scarso e non riesci a finire prendendotela con me che non parlo. No, è questo che stai dicendo? Io ti sto dicendo che ho bisogno di concentrazione, quindi devi parlare te. Stai ruzzolando, ma stai zitto, appunto. Che ho vinto, siete scarsi. Dai, devi concentrarti, finiscila, per tutti. Ah, è inutile che adesso fate la parte di quelli che sono contenti, perché avete succato. Infatti, volevo arrivare prima io. Avete succato, allora, guarda. Siamo minimo tre veicoli ma dietro stai di zitta, te. Per favore, a cagare. Finisci. Ho vinto. Questa gara. Allora, ci fermiamo qui. Alex, cacca di vacca. Anna, sì. Te sei una scorreggia di equino, ma di quelle bobo molli. Wow. Così, proprio terribile. Stregato rutto umido. Piadina. Cos'è soffia che... di naso. Soffiata di naso. E Lion invece l'alito degli pelo. Dei. Stai zitta. Pelo. È finita stasera. Lion out.